ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul canale. Oggi parleremo della skin care e quindi andremo a prenderci cura della nostra pelle attraverso l'utilizzo di una di queste due maschere. Io ho fatto un sondaggio proprio ora su Instagram, quindi ho chiesto se provare prima questa a forma di volpe o prima questa a forma di panda e vediamo poi alla fine, dopo che vi avrò spiegato tutto, quale sarà diciamo l'esito. Allora, innanzitutto io ho acquistato queste maschere da OVS perché dovete sapere che recentemente OVS ha fatto un riassortimento di quelli che sono i prodotti per l'estetica e quindi ho trovato tantissime maschere, infatti ne ho comprate altre, le proveremo tutte ed ero proprio curiosa di provare queste con il viso di un animale. Non ricordo, mi sa che ci stava tipo il topo, l'elefante, cose del genere, però diciamo quelle che mi hanno colpito particolarmente sono state queste due. Ultimamente stanno andando davvero tantissimo le maschere con queste forme un po' strambe e ovviamente all'interno di ciascuna di queste confezioni, quindi di queste maschere, non cambia solo la forma, diciamo l'animale in sé, ma cambia anche quello che è il principio della maschera, quindi la andremo ad utilizzare in base a quello che è il principio. Cioè, nel senso, se abbiamo bisogno di una maschera idratante utilizzeremo quella idratante, se abbiamo bisogno di una maschera illuminante utilizzeremo quella illuminante. Precisamente nel mio caso, quindi, questa panda è una maschera in tessuto calmante, quindi all'interno vediamo qui in basso riportato nelle diverse lingue il contenuto, quindi abbiamo estratto di miele, fiore di lavanda, estratto di camelia. E invece, quindi è una maschera, abbiamo detto, calmante. Invece, per quanto riguarda questa con la volpe, è una maschera illuminante, sempre maschera in tessuto ed è costituita da estratti di seme di caffè, radice di liquirizia, madonna, e vitamina C. Poi, posteriormente, sempre nelle diverse lingue, abbiamo, diciamo, come si dice? i modi d'uso e vabbè, in pratica vedremo quale delle due andrò ad utilizzare e vi spiegherò appunto i principi. Vediamo nel sondaggio quale delle due viene sorteggiata e no, sorteggiata, però come si dice? Scelta, ecco, e andremo a parlarne più nello specifico di una di queste. Allora vado subito a vedere. Allora, praticamente il 100% la maschera panda. Ok, quindi andiamo a provare la maschera panda. Allora, il brand è Mask Bar e fa parte, credo, questo sia il nome della collezione Pretty Animals. C'è scritta, allora, il contenuto sono 21 ml, gli ingredienti principali e invece qui dietro in basso sono scritti più nello specifico quelli che sono tutti gli ingredienti, diciamo, che vanno a costituire la maschera. Qui a destra andiamo invece a trovare quella che è la spiegazione. Questa maschera in tessuto con raffigurato il panda fornisce un'intensa idratazione mentre la lavanda aiuta a calmare la pelle con le sue proprietà aromatiche e lenitive. Quindi detergere a fondo ad asciugare il viso, che è già lavato il viso, aprire la confezione, estrarre e distendere la maschera. Mi va aprire il naso. Applicare la maschera sul viso, stendere delicatamente, deve restare in posa per circa 10-20 minuti, per rimuovere la maschera staccarla delicatamente partendo dai bordi e tamponare dolcemente per far assorbire l'essenza rimanente sulla pelle. Quindi dopodiché andiamo ad assorbire l'eccesso con un dischetto di cotone e poi possiamo partire con il make up. Allora, io vado ad aprire la confezione partendo dal basso. No, sono troppo curiosa di vedere questa maschera panda, che poi non ho mai utilizzato maschere di questo brand, quindi sono curiosa di vedere cosa ne verrà fuori. Allora, metto il cerchietto. Wow, bellissimo l'odore. Allora, andiamo come sempre, che carino, io già lo so, sarà troppo troppo figo, se solo riuscissi ad aprirlo. Ecco qui, adesso vado girando in casa con la faccia da panda e urlo, sono una specie protetta, sono in via d'estinzione, chiamate il WWF. Che carino. Come fa il panda? (Ride)
Ah, come sempre fresca. Oddio, anche le orecchie. No, vabbè, fighissima. No, vi giuro, è troppo da provare. Sono un povero panda. Venite a salvarmi. Dove sono le mie fottute foglie di eucalipto? Mangiano l'eucalipto, mi pare, sì. Il bambù. No, aspettate, no, devo controllare. Cioè, perché non posso fare sta figuraccia. Che cosa mangiano i panda? Google, cosa mangiano i panda? Cosa mangiano i panda? Vediamo. Bambù. Il bambù è il cibo preferito del panda e costituisce il 99% della loro dieta. Il bambù che i panda consumano nel loro habitat è classificato sui 40 tipi per il 9 gen. Sui 40 tipi per, no, per 9 gen. Che significa? È classificato sui 40 tipi per 9 generi diversi. Non lo so. Comunque voglio le mie piante di bambù. Chiamo il WWF. Ok ragazzi, allora vado a spararmi qualche foto in queste condizioni perché non posso fare foto, non posso non fare foto così e ci vediamo tra 20 minuti perché appunto il tempo di posa varia dai 10 ai 20 minuti. Ovviamente più lo teniamo, maggiore sarà l'effetto. Ciao dal mondo panda. Eccomi qui. Allora, sono trascorsi 20 minuti e devo dire, cioè, non ha dato alcun fastidio, sta bene lì dove la metti, non si sposta, quindi almeno su questo. Punto a sfavore è che comunque le orecchie vanno a finire sui capelli e quindi si bagnano un pochettino i capelli. E cos'altro? Ah, ho dimenticato di dirvi il prezzo. Non sono sicura, ma credo di averla pagata intorno ai 3,90 euro. Non costa poco, però bisogna vedere adesso il risultato. Abbiamo detto che quella che era la sua azione calmante, quindi in pratica doveva lenire quelli che erano i rossori e comunque va leggermente ad idratare la pelle. Andiamo a rimuovere e voilà. Però che peccato buttare questa maschera adesso. Ok, la metto qua con dei dischetti. Vado a prendere qui. Andiamo a rimuovere l'eccesso. E quindi ora posso iniziare a fare il mio trucco perché è importantissimo avere la pelle pronta ad accogliere il trucco sul viso. Poi, se comunque abbiamo una pelle ben idratata e comunque la trattiamo bene, il make-up terrà di più, non formerà quelle increspature, quelle crepe che rendono il make-up più pesante. Ok. Allora, io sento la pelle fresca, idratata. Per quanto riguarda i rossori, non vedo tutta questa differenza. Non lo so. Più che altro, appunto, la vedo più idratata la pelle. E anche un po' più luminosa. Comunque, niente male, dai. Io direi un voto da 1 a 10, darei un 7. E non di più, proprio perché non vedo questi rossori così calmati, ecco. Niente ragazzi, allora il video termina qui. Io spero di avervi fatto compagnia per un po' di tempo. Spero che comunque vi sia stata utile questa recensione e noi ci vediamo nel prossimo video. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi mando un bacione. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale. Se vi siete persi i miei ultimi video, ve li lascio nella schermata finale. Ciao ragazzi!